Bentornati su Magna e Tese. Io sono Carlotta e oggi per la rubrica Cucino senza sprechi abbiamo un ingrediente molto speciale, la zucca, un ingrediente davvero senza scarti. La zucca è un ortaggio che appartiene alla famiglia delle cucurbitacee, per intenderci quella delle zucchine, cetrioli e così via. Apprezzata per il suo gusto tendenzialmente dolce, la zucca è ipocalorica ma ricca di nutrienti, in primis la vitamina A, antiossidante naturale. Ne esistono tantissime varietà, le più comuni sono la butternut, violina, delica, hokkaido e ognuno ha peculiarità che le rendono più o meno adatte a certe preparazioni. È totalmente commestibile, lo sapevate? Polpa, bucce e semi si possono mangiare senza controindicazioni. Noi partiamo con la zucca delica che andremo semplicemente a tagliare fette e a cuocere in forno. Quando tagliamo la zucca facciamo attenzione alle dita, tagliamola in sicurezza tenendo sempre le dita sollevate o facciamoci aiutare da qualcuno. Quindi, come vi dicevo, la andiamo a tagliare a fette di dimensioni più o meno uguali senza togliere la buccia. Toglieremo soltanto i semi, che vi farò vedere più tardi come utilizzare, e il picciolo, che sarà effettivamente il nostro unico scarto. Ora dispongo le fette di zucca su una teglia precedentemente oleata o coperta con carta da forno. Le cospargo di sale e spezie a piacere, poi aggiungo anche qualche rametto di rosmarino, ma voi potete usare salvia, timo, qualsiasi cosa vi piaccia. Ora in forno a circa 180-190 gradi per circa 20 minuti o comunque il tempo necessario a rendere le fette di zucca belle morbide. Ora passiamo alla zucca butternut che io ho già diviso in pezzi e utilizzerò per diverse preparazioni. Utilizzando un pelapatate con il manico preferibilmente e ben affilato vado a sbucciare un pezzo di zucca butternut. Non pensavate di buttarla, vero, la buccia? Come vi dicevo, è totalmente commestibile, perciò la useremo per fare delle deliziose chips di verdura. La disponiamo su una teglia da forno, aggiungiamo un filo d'olio, un pizzico di sale ed eventuali spezie e la cuociamo in forno ventilato per circa 10-15 minuti a 150-160 gradi. La polpa della zucca butternut invece vado a tagliarla prima a strisce e poi a cubetti, più o meno regolari, e potrò utilizzarli sia come base per una crema di verdura che per un soffritto, un sugo o anche solo per un po' di zucca spadellata. E ora la zucca violina, la mia preferita ma anche la più difficile da tagliare. Come vedete io tengo le dita ben lontane dalla lama e cerco di fare pressione sul tagliere in modo che si tagli quasi da sola. Io cuocio quasi sempre la zucca violina in forno. La divido a metà, la privo dei semi, quindi la svuoto per bene aiutandomi anche con un cucchiaio e poi i semi li riutilizzo. La dispongo su una teglia da forno e cuocio a circa 180-190 gradi per almeno 20 minuti. La polpa di zucca cotta ottenuta è ottima per fare dolci, ma anche torte salate, impasti per il pane e tantissime altre cose. Si può tranquillamente conservare in frigorifero anche per 3-4 giorni. L'altra metà della zucca violina, insieme agli scarti, le bucce e tutte le parti intorno al picciolo che non sono riuscita a togliere bene, le utilizzate per preparare una cremosissima vellutata di zucca. L'ho poi insaporita con un filo di olio a crudo, un po' di zucca spadellata come vedrete dopo e qualche pinolo per dare un po' di croccantezza. Ah, e non mi dimentico mai la salvia che con la zucca sta benissimo. L'altra parte invece l'ho utilizzata per un contorno oppure un sugo per la pasta. Semplicemente ho spadellato la zucca a cubetti con un po' di olio e salvia, ho aggiunto sale e poi l'ho utilizzata. E i semi? I semi li metto in ammollo in acqua calda per circa 30-40 minuti, li sciacquo bene, tolgo tutte le parti di polpa che vado ad aggiungere alla zuppa che cuoce e poi li stendo su una teglia da forno con le mani. Aggiungo un filo d'olio, un pizzico di sale e via in forno ventilato a 130-140 gradi per circa 10-15 minuti o finché sono croccanti. Ve l'avevo detto, no? Zero sprechi a parte il picciolo. Inutile dirvelo, sul sito trovate tantissime ricette con la zucca, dal salato al dolce. Io sono un amante della zucca e quindi non potevo che riempire il sito con tantissime ricette. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo. Ciao!